È già passato un anno dalla mia maturità e per festeggiare il mio primo anno nel mondo selvaggio vi racconto com'è andata agli esami. La mia situazione alla fine del quinto liceo era questa. Mi ero iscritto a scuola guida e ho passato la teoria poco prima che finisse la scuola e ho iniziato a prendere le lezioni pratiche durante gli esami. Spesso la mattina facevo la prova e il pomeriggio prendevo la lezione. Inoltre, al contrario di quello che si potrebbe pensare, la mia mente era focalizzata al 40% per capire come sopravvivere dopo gli esami. Non essendomi iscritto all'università, avevo ufficialmente dichiarato di voler fare lo youtuber e non avevo ben chiara la mia strategia di sopravvivenza. Un altro 30% era dedicato a cercare di continuare a fare video e un bel 20% per gli esami e infine scuola guida con un solido 10%. Prima prova, non sono una cima nella scrittura e posso decisamente migliorare. Mi sono allenato molto scrivendo i video del mio canale, però senza fare anche la teoria, solamente la pratica non funziona così bene. Ho scelto la traccia sull'esplorazione spaziale perché fortunatamente giusto il giorno prima mi ero visto parecchi video a tema Marte. Prima quelli di Link for Universe e poi ho approfondito l'argomento SpaceX e Elon Musk. Così il mio saggio è stato uno sproloquio sulla colonizzazione di Marte, Elon Musk e i suoi razzi che possono anche atterrare. E alla fine è andato abbastanza bene, 13 su 15. La seconda prova è la prova di indirizzo. Per chi non va all'artistico figurativo è difficile da concepire, ma consiste in 6 ore per 3 giorni composte di quasi solo disegno e pittura. Quindi 18 ore filate per riuscire a fare un'opera d'arte con relative tavole di bozze, ambientazione e una relazione su di essa. Anche in quel caso la traccia mi è andata incontro. Il tema era il dadaismo e pochi mesi prima avevo fatto per storia dell'arte una ricerca sul movimento dada, diventando anche un grande fan dell'argomento. 15 su 15 e pochissimi danni psicologici riscontrati. Terza prova, la più temuta. Non ci sta molto da dire, ho fatto un po' di imprecisioni ma mi hanno comunque dato 15 su 15. A quel punto era il turno dell'orale, che però ho fatto l'11 luglio. Avrei preferito essere il primo e non l'ultimo perché nel periodo tra la terza prova e l'orale ero costretto a ripassare costantemente tutto il programma. Nonostante ciò, in quei giorni pre-orale ho principalmente fatto video e sono anche andato un paio di giorni a Milano per il mio primo evento d'ambassador con Franz. Ero sicuro che la mia tesina, social media e nuove forme di comunicazione, avrebbe sbalordito tutti. Inoltre era il mio campo e la commissione esterna non sapeva della mia attività da youtuber, quindi mi sembrava di avere un asso nella manica. Purtroppo non ho stupito nessuno. C'è da dire che ero l'ultimo della mia classe e l'11 luglio, con quel caldo, non era la situazione migliore per far interessare la commissione al mondo dei social media e quello che faccio. Fortunatamente ho risposto quasi perfettamente a tutte le domande e mi sono rubato un bel 30, chiudendo gli esami con 95 crediti. E la commissione può decidere di aggiungere fino a 5 punti per farti arrivare al 100 e quindi lo hanno fatto e sono arrivato per un pelo al 100. Devo dire che la maturità non è stata affatto terribile. Inoltre era accompagnata dal pensiero che per quanto me ne volessi andare con tutto me stesso, quella sarebbe stata la mia ultima esperienza con la scuola. E con questo sto dicendo che ci sono alcune minuscole cose che già mi mancano, per il resto da quando è finita il mio grado di felicità è aumentato del 1000%. Auguro buona fortuna a tutti quanti i maturandi. Comunque ancora nessuno si è maturato, giusto? Il video l'ho fatto in tempo. Spero che il video vi sia piaciuto e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Addio, io vado.